sono arrivate le 5D. E una e due. Marca 4. Andiamo a fare l'unboxing di queste meravigliose Reflex. Bellissima, ragazzi. Mai avevo tenuto una 5D in mano. Non so neanche come si usa. Questi sono i tre cavi. Al suo interno i soliti accessori. E voilà. Questa è la seconda. La sua gemella identica. Se vi state chiedendo perché abbiamo preso tutto doppio, lo scoprirete più avanti quando arriveremo a fare il backstage, appunto, del film stesso. Monto i 50 mm e le accendo entrambe, così vediamo al volo come riprendono queste fantastiche Reflex. Totalmente scarica questa. E anche questa. Wow! Le carico e poi riprendo il test. Ok, faccio il volo col telefono. Praticamente l'avevo accesa ed erano completamente in giapponese. E ho dovuto appunto capire come fosse, come si facesse a cambiare lingua. E adesso sto impostando l'orologio. Ok, in mezzo a tutto questo macello che voi non vedete, ma vi assicuro che è pieno di carta e plastica, sto modificando l'impostazione dello scaffale, come avevo detto, in modo tale che, visto che provvisoriamente il mio ufficio sarà questo, quindi sempre la mia stanza, nell'attesa di sistemare lo studio, farò una piccola postazione di ricarica di tutte le telecamere, quindi tutte le batterie, in modo tale da avere tutto ben organizzato in quella mia piccola libreria. Quindi faccio l'unboxing di questo avvitatore della Dexter, sempre dello studio, che abbiamo preso, e vedremo se ha un po' di carica, perché non l'abbiamo caricato, di poterlo usare. Sì. E facendo l'unboxing di questa valigetta molti attrezzi, sempre della Dexter, andremo a prendere le viti e andremo a prendere gli insert. Pesa abbondantemente, ben fornita come nella foto, c'è veramente di tutto, non si vedeva, però c'è tanta roba. Andiamo a creare questa postazione provvisoria con le viti che mi sono avanzate di quando feci in questo video qui la scrivania della mia stanza. La cosa attuale è questa, e lì andrò a mettere la multipresa. Ok, sembra che ce l'abbiamo fatta e funziona. Ci resta che sistemare tutto e finire appunto questa organizzazione del mobile. Devo dire che funziona. In questo momento sto caricando le due telecamere nuove, la batteria della 70D e la batteria del drone. Chiaramente i cavi a non finire, ma fino a quando non perfezioneranno l'invenzione di Nikola Tesla, ovvero la corrente wireless, ci dobbiamo beccare tutti questi cavi. Uè-yo! Già qualche pacco l'ho iniziato ad aprire, come ad esempio il magico DJI Mavic Mini. Cioè, la DJI è un marchio bellissimo, veramente, ragazzi, incredibile, guardate qua, incredibile, è veramente piccolissimo, stupendo. Cioè, questo per fare cosine tipo in giro è veramente il top. Ora però mi devo ristudiare di nuovo un po' le caratteristiche, perché ogni volta me le dimentico con tutta la roba che guardo. Me l'hanno mandato con questa magica stazione di ricarica con tre batterie che non so usare, e quindi le batterie non le potrò mai usare perché rimangono qui dentro. Ah, ecco, la metto qui dove ho fatto tutta la postazione di ricarica e viaggia veramente. Però non credo che abbia una batteria interna già lui, no?
Vediamo un po', no, è buono qui. Poi è arrivata la Flymore Combo per il Mavic, perché come avevo detto in qualche video precedente, ce l'hanno mandato soltanto col telecomando, quindi niente batterie di riserva, niente borsa, niente di niente. E abbiamo preso anche questa perché non ho, cioè, la borsa per il drone è veramente una cosa utile, troppo utile, cioè lo rompi senza la borsa. Fantastica, fatta benissimo, Carusi, benissimo. Non, cioè, assurdo, veramente assurdo. Eliche, ancora eliche di ricambio. Ah, mamma mia, sono agitatissimo. Postazione di ricarica, sbam, proprio sbam, guardate, fantastica, assurda, assurda. Ecco, questo è quello che trasforma le batterie del Mavic in power bank e diventa un power bank. Può servire magari per il telecomando, sicuramente. I convertitori di zaini per gli zaini, appunto, per farli diventare zaini fotografici. Non so se vi ho fatto vedere, credo proprio di no, questo borsellino per mettere le GoPro, quelle organizzate. È arrivato anche quest'altro zaino che utilizzeremo ovviamente con la società come zaino fotografico per l'attrezzatura. Gelatina, solo rossa, pensavo che fosse di tutti i colori. Qui c'è una cosa fantastica, mi pare, sì, questi sono i convertitori di batteria per far diventare le reflex corrente continua. Anche questo, memorie micro SD Extreme Pro 32 giga, i pannarelli indelebili per fare le scritte sulla gaffa. Ah, ecco, da così abbiamo un altro convertitore di zaino per zaino fotografico, altre memorie. Ah, questo è per se piove. Penso basta così, mi pare che non è arrivato altro. Forse la valigetta che non vi ho fatto vedere. È arrivata una valigetta che noi praticamente possiamo ritagliare, eccola, e utilizzare appunto per mettere roba, perché molte cose non avevano la valigetta. Il cavo HDMI, anzi prolungo HDMI, queste sono, e basta, penso che ho detto tutto. Ok, sto organizzando tutta l'attrezzatura e sto etichettando praticamente tutto in base ai colori e ovviamente a quello che sono per settore. Quindi per esempio questo qui, batteria, è il nome di quello che è, le batterie saranno numerate, eccetera eccetera.